E ci siamo di nuovo, ragazzi. Sono tornato dopo questo mesetto fuori e lancio la moneta. Era la prima cosa che volevo fare in un video appena fossi rientrato, perché non avevo la moneta con me. E ai ai ai, la moneta dice che scendiamo, ma stiamo già scendendo. Piccola correzione per quanto riguarda i mercati cripto e su Bitcoin, ma soprattutto vi faccio vedere anche quello che è il grafico che andremo a vedere oggi. C'è stato anche un segnale di rottura e di conferma di alcune cose importantissime da un punto di vista ciclico e oggi andiamo a fare Bitcoin Mining con le analisi di quelle che sono analisi ciclica, analisi tecnica nella breve periodo della settimana e poi le news più importanti che sono uscite perché questo weekend sono stato in viaggio praticamente per 2 giorni di fila e quindi sono riuscito a fare il video del venerdì, ragazzi, e poi ci sono delle news che secondo me sono interessanti e poi come sempre i dati macroeconomici attesi. Intanto volevo salutarvi, vi siete mancati come sempre, io sono stato sempre a fare video e a controllare e monitorare quella che era la situazione, però quando siamo face to face, no? A me dà questa impressione di essere face to safe. Mi piace di più. Vabbè, allora, detto questo, andiamo a vedere subito i dati macro, poi le notizie che secondo me sono rilevanti, che sono uscite in questi giorni, di cui parliamo un attimo, e poi i grafici per analisi ciclica, perché c'è un segnale importantissimo che ci indica una questione legata ai cicli di medio periodo per Bitcoin che sono positive, è una questione positiva e quindi tutto sta andando secondo le regole precise di standard dei cicli precedenti di Bitcoin. Sembra che non sia così, invece è esattamente così, lo andiamo a vedere tra poco. Allora, per quanto riguarda i dati macro di questa settimana abbiamo alcuni dati da martedì, quindi domani, soprattutto il tasso di inflazione dell'Europa che dovrebbe scendere per la prima volta al di sotto del 2%, che è il target europeo. In effetti l'Europa è messa molto peggio degli Stati Uniti perché da un punto di vista di PIL recessione siamo palesemente indirizzati verso quella direzione, tant'è vero che i tassi di interesse hanno iniziato a essere ridotti in maniera più importante proprio, diciamo, in Europa. Allora, l'inflazione di conseguenza dovrebbe calare, così sta facendo, quindi dovremmo essere rientrata sotto il target del 2%. Dopodiché ci sono alcuni indicatori che secondo me dovremmo iniziare un po' a tenere sotto stretta osservazione dai prossimi mesi in poi, direi da novembre-dicembre in poi, e sono gli indicatori relativi alla recessione che potrebbe impattare un po' negli Stati Uniti. Ci sarà, non ci sarà, poi ne parleremo. Quindi gli indici ISM, che sono vari indici relativi alla produzione, e poi in particolar modo quello che è il tasso di disoccupazione che uscirà venerdì 4 ottobre per quanto riguarda gli Stati Uniti. Molto importante, una salita di questo tasso di disoccupazione a un livello più alto come sempre impatterà sulla necessità di avere un'ulteriore riduzione del tasso di interesse anche per quanto riguarda gli Stati Uniti. Allora, ragazzi, dal nostro blog tradingon.it, gli ETF di Bitcoin raccolgono un altro miliardo la scorsa settimana. Andiamo a vedere l'andamento degli ETF di Bitcoin. Eccoli qui, ragazzi, gli ETF che non guardavamo un po' da un po'. Andiamo già direttamente a vedere il grafico. Stanno iniziando a ritornare gli acquisti un po' come avevamo visto già nei giorni scorsi, nei mesi scorsi. Quindi ancora continua questa storia degli ETF di Bitcoin che spingono e manovrano molto il prezzo. Quando ci sveglieranno anche gli altri dati, perché non possono solo gli ETF muovere questo mercato, secondo me ne vedremo delle belle. E il net inflow è spaventoso per un ETF lanciato in pochissimi mesi, 18 billion assolutamente. Stiamo più o meno a 6 mesi circa effettivi, 6-9 mesi del lancio dell'ETF di Bitcoin e possiamo tranquillamente definirlo un successone a differenza di quello di Ether che su Ethereum è stato differente, però qui quello di Bitcoin è senza ombra di dubbio un successone. Vediamo se questa struttura di trend al rialzo degli net flow di Bitcoin continua e spinge in quel caso poi Bitcoin a rompere i massimi storici
Una piccola chicca, un piccolo approfondimento sulla questione legata ad un accumulo relativo appunto ad un ETF e quindi a un investimento. Quando si parla di un ETF si parla di un investimento che ha una scadenza temporale almeno mentale da 5 a 10 anni. Teoricamente non si fa un investimento di questo tipo per un'operazione di trading anche della durata di pochi mesi, perché si predilige quasi sempre l'utilizzo della future, che ovviamente esistono anche su Bitcoin a livello istituzionale, oltre a quelli degli exchange, e poi in linea di massima si predilige anche magari avere la possibilità di fare leva, e questo è per questo il motivo che i future sono più utilizzati per operazioni di breve periodo. Quando si adotta l'idea di un investimento con gli ETF è quasi sempre proiettato a 5-10 anni, quindi questa fase che noi stiamo vedendo per quanto riguardano gli ETF di Bitcoin sono una fase di accumulo di un investimento, cioè come se in questo momento chi ha una visione a 5-10 anni in questi 9 mesi sta accumulando Bitcoin, e quindi noi non stiamo assistendo ad uno slancio di prezzo dovuto alla parte della coda finale di un investimento. Stiamo assistendo alla parte iniziale di un investimento, cioè l'accumulazione dell'asset è quello che stiamo assistendo. Questa fase, per la teoria di DAO, per esempio, qualcuno di voi potrebbe ricordarsela, anzi andatela a rivedere, scrivetemi nei commenti anche un po' secondo voi dove ci troviamo. Se io vi faccio questa domanda come un mini quiz, e rispondiamo anche nei commenti, ragazzi, dove siamo nella teoria di DAO secondo voi, e scriviamolo nei commenti, perché è molto semplice e molto intuitivo, e questo lascia anche spazio per essere positivi nell'immediato futuro. Poi tutto può succedere, perché ovviamente ci sono i cigni neri, gli imprevisti nessuno li può prevedere, no? Altrimenti non sarebbero imprevisti, e questo può cambiare le sorti, però al momento i dati attuali e quello che sta succedendo è esattamente quello. Quindi fate un po' anche la risposta a questo quiz, andate a dare un'occhiatina. FTX posticipa i rimborsi, ma il token FTT fa un più 100%. Facciamo una cosa, andiamolo a vedere questo token FTT, che cosa sta combinando e se effettivamente è solo speculazione o meno, come dovrebbe teoricamente essere. Allora, si muove dopo il fallimento di, vedete, novembre 2022 dell'exchange FTX in questa mega barra di congestione che assomiglia, anzi è senza ombra di dubbio, una struttura manipolativa e basta. Quindi qui in effetti guardate che botta che c'è stata, soltanto nella scorsa settimana è salito del 125%, 119%, per poi ritracciare. Probabilmente è stato fatto tutto anche nell'arco di una singola giornata. Infatti, eccola qui, che ha avuto in pratica un balzo del 100%. Evidentemente qualche fuga di notizie, qualcuno sa se effettivamente la tecnologia presente nell'exchange FTX potrebbe essere rimessa in gioco in parte, perché, ripeto, era un exchange americano, quindi magari c'è anche una certa volontà, se a livello politico, no, vanno in porto determinate cose, a mettere in essere un altro exchange forte e molto spinto da alcuni punti di vista, come il trading, eccetera, in attivo. Ah, vedremo, insomma, in linea di massima. FTX sembra andare per la strada del rimborso del capitale, ovviamente l'ha un po' ritardato, ma come vedete la volatilità e le speculazioni sull'exchange e sul token dell'exchange aumentano. Poi mi sembrava giusto parlare di questa cosa perché io ero l'unico che non ne avevo parlato, in quanto appunto vi dicevo ero in viaggio tutti quei giorni, e CZ è uscito di galera, ragazzi, quindi ritorna CZ, e secondo me con lui ritorneranno anche alcuni meccanismi presenti precedentemente al suo arresto per la questione di tutto quello che è successo. Probabilmente ormai, insomma, qualcuno di voi che magari l'ho anche compreso sarà stato molto legato anche alla vicissitudine FTX. E in linea di massima possiamo attenderci un ritorno di quelli che potrebbero essere determinati meccanismi pre-fase fallimento di FTX, e quindi maggiore inclusione dei retail e di quelli che erano i meccanismi tipici della blockchain
che precedentemente erano molto sostenuti anche dalla figura di Sisi, che è ovviamente attento a queste cose. I tori di BNB attendono in disparte, ovviamente BNB è rimasta sempre molto alta. Vediamo se tirerà fuori qualche tweet di un certo tipo, ma sono convinto che comunque la lezione gli sia servita e magari sia un po' più attinente, no? Se si stia attinendo un po' stia facendo attenzione magari un po' anche il modus di comunicare. E detto questo, ragazzi, ci spostiamo sull'analisi ciclica. Le novità più rilevanti sono queste. Intanto, il breakout di Bitcoin del triangolone che aveva creato e che ormai si stringeva ha dato un segnale importante di breakout verso l'alto e quindi rialzista, ma poi il breakout, anche se timido, del livello di resistenza intorno ai $64,500 e poi $65,000, che erano il massimo prezzi Bitstamp, 65.100, dello swing rialzista del 25 di agosto. Allora, cosa significa? A livello di analisi tecnica, ovviamente, il trend diventa di breve rialzista. E da un punto di vista di analisi tecnica significa anche un'altra cosa. Quello che era il trend, quantomeno sviluppato, tra questo minimo e questo swing di questo massimo, termina con questo rialzo. In pratica, questo trend che abbiamo visto è stato eliminato, non c'è più, perché a livello di analisi tecnica, quindi il movimento iniziato dalla teoricamente minimo di agosto, ma il minimo in chiusura è quello di settembre, in chiusura della candela non è quello di agosto, ma è quello di settembre, secondo me, ha più rilevanza in questo caso. Poi vedremo man mano con la questione ciclica, sarà ovviamente l'ennesimo problema da andare a risolvere, però in linea di massima da questo punto abbiamo un nuovo ciclo di Bitcoin che non appartiene più ai cicli passati. Ragazzi, questa è la vera novità di questo break, perché anche se è stato timido è un break molto importante, io ve ne avevo parlato, perché sancisce con una probabilità molto alta l'inizio del ciclo annuale di Bitcoin, o da agosto o da settembre, in base appunto alla teoria ciclica che andate ad applicare. C'è una piccola riflessione da fare: potrebbe esserci all'interno del ciclo mensile in essere una leggera manipolazione che può avvenire alla fine di cicli annuali molto importanti. Sarebbe definibile come la lingua di Bayer, si chiama così, cioè un'imperfezione ciclica che raccorda due cicli. In questo caso quindi si potrebbe dire, ok, dovremmo attendere la chiusura di questo movimento mensile che dovrebbe avvenire tra pochissimo, però in linea di massima mi sembra che questo rialzo sia troppo pronunciato per assistere a questo tipo, insomma, di atteggiamento ciclico. Soprattutto quegli atteggiamenti li fa con rialzi pronunciati, è vero, ma solo nei primi giorni, non verso la fine. Qui mi sembra un mensile rialzista classico che probabilmente appartiene o il primo o il secondo del nuovo ciclo annuale di Bitcoin. E a questo punto qui si aprono mille quesiti, perché il nuovo ciclo annuale di Bitcoin lancia la possibilità del breakout dei massimi storici di Bitcoin con tutta tranquillità. Quindi non abbiamo, da un punto di vista di analisi ciclica, più vincoli a poter fare il rialzo e rompere i massimi. Precedentemente, alla chiusura di questo ciclo annuale, il vincolo c'era, ragazzi, e ve ne avevo parlato più e più volte, che fin tanto che non si che Bitcoin non avesse invalidato questa struttura, non era possibile in nessun modo assistere a rialzi consistenti. E questo abbiamo avuto la corretta invalidazione, tra le altre cose, con un tempo ciclico di assoluto perfezione anche teorica. Siamo a cavallo del quarto trimestre di Bitcoin, il più esplosivo, il più bello di tutti, quello che solitamente, diciamo, dà spazio a grandi rialzi. Siamo in vista delle elezioni americane di novembre, abbiamo quindi la carta ciclica a favore, l'analisi tecnica a favore, quello che sono le strutture dei cicli standard di Bitcoin e quindi anche i dati
storici con il quarter a favore, è un'elezione americana che metterà il puntino su questa questione, se sarà presa bene o presa male. È vero, tante cose sono nella stessa direzione. Solitamente quando avviene questo, arriva lo zampino di un cigno nero, di un qualcosa che modifica la struttura. Assolutamente possibile, quindi non bisogna avere i paraocchi in queste cose, ragazzi, è vero. Però bisogna anche dire le cose come stanno. Finora tutto quello che abbiamo detto dall'inizio dell'anno 2024 è stato alla perfezione rispettato da Bitcoin in termini di cicli lunghi, ragazzi, non dell'analisi della settimana, che quella ovviamente funge da trading aleatorio, non è che sia la palla di vetro, no? Però nella struttura della ciclica di Bitcoin, quelli che erano le attese, così sono state. Alla fine Bitcoin sembra essere indirizzato al tentativo di breccare i massimi storici nell'ultimo quadrimestre del 2024, per dare spazio a cosa? Alla teorica ultima fase della bull run iniziata nel 2022, che dovrebbe culminare con poi la fine, con il massimo storico, di cui parleremo in tutti questi mesi. Ovviamente ancora non siamo nelle condizioni di cantar vittoria, perché semplicemente questo mensile ancora non è stato neanche chiuso, si sta sviluppando, e poi ancora i massimi storici non sono stati rotti. Quindi solo poi quando andremo in price discovery in zona 76-80 mila dollari avremo la conferma di questo atteggiamento, perché è vero che è iniziato un nuovo ciclo annuale, ma noi non sappiamo se questo ciclo annuale sarà forte. Questo non lo sappiamo, quello dobbiamo andarlo a vedere. Abbiamo le carte in regola, ma non sappiamo se la macchina correrà a 200 km orari oppure a 50 km andando a farsi la passeggiatina. Questo non lo sappiamo, però sappiamo che il motore è acceso e che può fare quella strada, è un rettilineo davanti ed è libero. Allora, a livello invece di breve periodo, in questa settimana siamo a 24 giorni di mensile, iniziata una fase correttiva. Potrebbe essere che Bitcoin stia tentando di chiudere il mensile immediatamente, cioè nell'arco tra oggi, domani o dopodomani. Quindi velocemente fare un mensile corto. Attendiamo, perché qui non abbiamo un minimo a metà del ciclo mensile, perché è stato un ciclo probabilmente sviluppato a tre tempi, costruito in questo modo, 1, 2 e quest'ultimo. Quindi è molto probabile che Bitcoin tenti la chiusura del ciclo mensile per poi iniziare il nuovo. Solo nel nuovo probabilmente assisteremo a un tentativo di salire al di sopra dell'altro livello di resistenza, che adesso è questo qui, vedete, ci si è poggiato sopra. Poi c'è l'altro successivo, che è quello intorno ai 68 mila dollari. I 66-67 sono stati toccati e poi ci sono i massimi storici, ma in realtà con noi quello che ci serve è uno swing ribassista adesso, per dare pendenza a questo trend e darci il minimo che poi deve essere unbreakable, cioè non breccabile, e deve sancire, diciamo, questo tipo di trend. Quindi ci serve questo minimo, ci serve lo swing che va a creare il minimo che statisticamente diventerà rilevante, quello per intenderci che abbiamo avuto qui in questa fase, no? Quindi qui, e poi ecco lo swing ribassista che crea il minimo rilevante da cui parte poi l'altra fase. Lo deve andare a creare e lo creerà probabilmente in questi giorni, se non l'ha già fatto. Dipende dalla forza che ha Bitcoin. Quindi questo è l'analisi ciclica attuale, una grande conferma importante. Sembra scorrere tutto secondo la linea logica. Restiamo con gli occhi aperti, perché sappiamo che l'imprevedibile, e quindi i cigni neri, possono essere dietro l'angolo. Non ci scombussola questa cosa, la conoscenza ce l'abbiamo, però a livello operativo operiamo seguendo quelli che sono dei dati oggettivi, che sono quelli che vi ho detto. Poi se da qui domani scoppia l'impossibile, succede una catastrofe, stop loss, trading stop, in questo caso con profitto, diciamo, per chi di voi sicuramente avrà agito con coerenza. C'erano diversi punti di ingresso, di cui il più evidente palesemente era questo qui, con il breakout del massimo del precedente swing e della trend line dinamica discendente, cioè l'ABC, ragazzi, della scuola di trading. Quindi al massimo siete tradi qui long, se proprio non avete strategie o avete un minimo di formazione.
Nei prossimi settimane, nelle prossime giornate, ragazzi, ci saranno una serie di novità di cui vi parlerò, soprattutto per quanto riguarda i corsi Trading On nell'Academy. Ci tengo perché voglio che questi prossimi mesi possano essere estremamente profittevoli un po' per tutti, e quindi mi piacerebbe stare più vicino e stare tutti insieme. Ne parleremo a brevissimo. Intanto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Questo movimento di Bitcoin può essere continuativo? C'è qui qualcuno che invece ha dubbi su questo movimento? Soprattutto chi ha dubbi, scrivetelo nei commenti, perché è un'idea diversa e ci confrontiamo, e con le idee diverse si ottengono maggiori risultati. Ciao a tutti, buon inizio settimana!